sono Riccardo Zammarchi della Scena Muta, mi sono occupato un po' di coordinare questi laboratori che abbiamo fatto nelle scuole superiori qua di Scandicci e Firenze. Il laboratorio si chiama Canzoni per un lettore, dopo la compilation che è stata realizzata per Liberfest 2012 è proseguito questo percorso di volto a cercare di unire la lettura alla musica, e quindi poi dopo quest'anno lo sforzo è proseguito cercando di portare i ragazzi a leggere e fargli capire che leggere è utile per imparare a scrivere, e non solo scrivere un romanzo o un tema scolastico, ma si possono scrivere tante cose, si può scrivere un articolo di giornale, ma si può anche scrivere una canzone, il testo di una canzone. E quindi i ragazzi, Samuele Cangi, Lorenzo Golini, Andrea Landi e Valerio Fanciano, sono stati nelle classi del Russell Newton, del Cellini Tornabuoni, poi sono stati all'Istituto d'Arte, sono stati anche a Sassetti Peruzzi e hanno accompagnato dei gruppi di ragazzi nel provare a tirar fuori quello che alcuni libri che loro hanno letto, quello che le hanno suscitato, quindi delle emozioni, quindi delle sensazioni che loro avevano voglia di riportare poi dopo in qualche modo. E questa forma in cui abbiamo cercato di farla riportare era la forma del testo, canzone, quindi hanno giocato a fare i parolieri, e queste parole che loro hanno tirato fuori sono parole che poi sono andate a diventare il testo di canzoni che sono state musicate dagli stessi tutor, appunto, che hanno scritto delle musiche appositamente per alcuni di questi testi. E oggi qua al Teatro Studio sono state suonate per la prima volta, un paio di giorni fa sono uscite in anteprima su Repubblica e invece oggi sono state suonate per la prima volta, e a livello personale è stata una piacevole emozione. Questo qua è il libretto invece, questo qua è il libretto appunto che è uno degli altri prodotti, perché le canzoni saranno state registrate e poi saranno le potremo trovare online come una forma di una specie di piccola compilation. Invece gli altri testi, siccome i ragazzi coinvolti erano circa 55, i testi prodotti sono stati 18 se non mi sbaglio, e 4 sono state le canzoni musicate. Gli altri testi, anzi in realtà ci sono tutti 18, sono andati a finire in questo libretto che vi faccio vedere, ed è il libretto che poi è stato distribuito in questi giorni del festival, sarà ancora distribuito domani lungo il percorso della tranvia alle persone ai passeggeri. E qui sopra ci sono tutti e 18 testi con i nomi dei ragazzi, i nomi dei libri, i nomi delle canzoni e tutto quanto, quindi vi invito a cercare questi libretti e a leggerveli. Direi che a questo punto vi saluto.